13 eventi tra spettacoli, concerti, mostre e incontri. Così fanno celebra Dante Alighieri a 700 anni dalla morte del sommo poeta. Nella Sala della Concordia del Comune di Fano è stato illustrato il ricco calendario di iniziative intitolato Fano per Dante, in programma da luglio a ottobre. Fano per Dante è la prima, ma domani può essere declinato con un altro soggetto, perché il senso di questa iniziativa è proprio unire e cercare di fare in modo che ogni iniziativa sia coordinata sia sul piano promozionale che culturale e con un livello nazionale. Abbiamo fatto squadra, ha sottolineato anche il sindaco Massimo Seri, per condividere un calendario di alto livello, evitando doppioni e coinvolgendo la città. Il progetto si articola in quattro sezioni: comizi d'amore nell'anno dantesco alla Rocca Malatestiana, mostre d'arte contemporanea Artisti per Dante, con 65 autori provenienti dall'Accademia di Brera e dal territorio, Dante e noi, promosso dalle scuole, poi spettacoli e conferenze al Teatro della Fortuna. Anche la nostra banca ha voluto sostenere l'iniziativa insieme alla fondazione della Carifano, insieme al comune e poi insieme a tutte le altre realtà del territorio, compresa anche ovviamente il Teatro della Fortuna, dove noi siamo ben presenti. Quindi siamo veramente molto molto motivati in queste attività che fanno crescere il territorio. Non dimentichiamo che abbiamo quasi 9.000 soci e avere la possibilità per i nostri soci di partecipare a tutte queste iniziative sicuramente è una cosa grande per la nostra banca. Si parte il 9 luglio alle 21.15 alla Rocca Malatestiana con il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti e Sara Forte. L'artista proporrà un fondale pittorico tecnologico che cambierà aspetto durante la conferenza del professore dedicata all'amore, tema universale, emblematico anche in Dante. Aprirà la serata Claudio Tombini, che reciterà il primo canto dell'Inferno con la partecipazione del coro polifonico malatestiano. I biglietti dal costo di 3 euro potranno essere acquistati al botteghino del teatro o la sera dello spettacolo. Ospite del secondo appuntamento, il regista, attore e conduttore televisivo Michele Mirabella. Abbiamo bisogno di uscire con slancio da un momento di difficoltà, abbiamo necessità di sentirci comunità forse come mai prima d'ora. Celebrare il poeta più famoso del mondo e con un progetto unitario e condiviso con altre istituzioni e con l'amministrazione comunale, certamente questo rafforza questo nostro senso di comunità. Il nostro ruolo come Fondazione Cassa di Risparmio di Fano è proprio quello di favorire eventi come questo, e eventi di spessore che contribuiscono a tenere alto il valore socioculturale del nostro territorio.